Buonasera a tutti, cronometro. Sì, vengo da Pavia e abbiamo battuto il sindaco più amato d'Italia. Vi lascio immaginare quando Crozza gli ha fatto la battuta a Ballarò il giorno dopo, ecco, godevamo come delle scimmie. Adesso vado oltre. Ovviamente non pretendo, vengo da una città di 72.000 abitanti, non pretendo di portarvi delle ricette o darvi indicazioni su come si faccia a battere il centrodestra, non ho questa presunzione. Vi dico solo semplicemente cosa abbiamo fatto, uso il noi perché ovviamente non ho vinto da solo. Paradossalmente però sono riuscito a vincere perché la mia candidatura è stata scelta nella più totale libertà, proprio perché 3 mesi fa nessuno pensava che potessimo vincere. Le correnti di partito, i notabili eccetera se ne sono stati al loro posto, hanno pensato ma sì, lasciamolo correre, è simpatico, è una brava persona e che vada a schiantarsi, scusate la franchezza. E invece ci abbiamo creduto, abbiamo costruito, intanto scusate ma è molto banale, ci siamo fatti un mazzo tanto, scusatemi l'espressione, perché abbiamo lavorato davvero tantissimo. Uno, due, l'avversario era molto sicuro di vincere ed è venuto fuori quindi il suo limite più evidente, cioè un'impressione di assoluta superficialità. E questo guardate che i cittadini lo percepiscono. In ogni discussione, in ogni confronto, in ogni incontro con le persone hanno percepito 2 differenze sostanziali. In uno l'immagine molto artefatta del mio avversario e dall'altra l'impressione che non parlasse realmente in modo approfondito delle cose, dei problemi e della realtà di Pavia. Questo è stato un po' il parametro, cioè da una parte un'immagine sicuramente di una persona simpatica e attraente con 20 anni in meno di me oltretutto, quindi il giovane non è di per sé garanzia, dall'altra però l'idea di una credibilità. Io credo che abbiamo vinto per questo, cioè l'idea di qualcuno che discute realmente e che affronta i temi che alla città stanno a cuore. Noi l'abbiamo sempre detto, se il sondaggio l'avessero fatto anziché sulla simpatia di Alessandro Cattaneo, sulle condizioni in cui era Pavia, sarebbe stato un risultato molto diverso. Questo teniamocelo a mente, perché è vero che la mediaticità è importante, è vero che saper comunicare, lo è stato anche per noi, è fondamentale, ma dietro a questo deve esserci ovviamente, dico una banalità, uno spessore. Su come è andata, allora noi abbiamo scelto come slogan il cambiamento, se ne è parlato tanto prima, anche in termini ironici. È chiaro che noi l'abbiamo usato, ma l'abbiamo fatto proprio perché pensavamo e ci siamo riusciti di intercettare un desiderio di cambiamento in città rispetto a un certo modo di far politica e a un certo stile. Sul modo di far politica aggiungo una cosa che ha pesato molto: siamo stati assolutamente ferrei sul tema della legalità. Guardate, questo non è un optional, non mi riferisco appunto al candidato avversario, mi riferisco a tutto l'entourage che aveva dietro e che lo ha sicuramente fatto perdere, perché oggi presentarsi sotto il patrocinio di certi notabili, di certe persone che rappresentano la politica degli amici in città, fa perdere le elezioni. È successo questo. Aggiungo ancora una cosa, abbiamo vinto perché, ve lo dico, io sono stato percepito poco come candidato del PD, ma non, attenzione, cioè no, come candidato di partito, qualsiasi partito. E guardate che questo, volenti o nolenti, è una sensibilità con cui dobbiamo fare i conti. La mia storia non viene né da DS né dalla Margherita dei Popolari, chi c'è qui lo conosce, io vengo dalla storia dei Verdi, dell'ambientalismo, e questo guardate che è stata una carta molto forte, ve lo voglio dire, perché nelle città in cui il tema della vivibilità, della qualità, dei trasporti, della raccolta rifiuti banalmente sono temi molto importanti, che una persona venga da quell'esperienza ha fatto anche la differenza. Ancora, sono stato sentito appunto come estraneo alle correnti, come libero dai condizionamenti appunto dei notabili di partito e come in grado di parlare con tutti, con le associazioni, col terzo settore in primo luogo, perché anche lì il terzo settore e il volontariato ci hanno fatto vincere le elezioni. Non con discorsi però, ve lo voglio dire, non con temi, appelli vaghi al cuore della sinistra, no, con cose molto concrete su come volevamo gestire il welfare a Pavia e come speriamo di riuscire a fare. Questo vi voglio dire, poi stringo perché sono 5 minuti, questo vi voglio dire, sono stati gli elementi rilevanti. Io non so se possono essere una ricetta per tutti, non ho idea.
ve lo porto come contributo, ve lo porto come esperienza e l'invito davvero, anche rispetto al dibattito di oggi, voglio dire, mi scuso per averlo sentito solo una parte, perché ero impegnato stamattina in comune, l'invito davvero a non essere davvero autocentrati nel proprio dibattito. Guardate che fuori davvero c'è un mondo che aspetta risposte e che qui davvero credo che davvero il messaggio di Renzi vada colto, nel saper parlare a tutti con molta franchezza e cercando di dare risposte anche di destra, perché guardate che anche la destra ci ha votato al ballottaggio perché stufi di una destra di malaffare, e possiamo intercettare un voto di destra, ve lo dico, perché comunque un'esigenza di onestà, di credibilità c'è. Grazie.